Allora, torniamo adesso, no? Prima di procedere, prima ho dimenticato di comunicare gli scrutatori, consigliere Carrus, consigliere Cofano, consigliere Lanotte, consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Allora, mozione presentata ai sensi dell'articolo 58 su centro polifunzionale Appio. Chi la presenta? Consigliere Lanotte, prego. Ah, è andata via. Volevo la presidente. No. Richiamala su, richiamiamola. Ma proprio alla notte. Cioè, proprio una delle prime volte che parlo senza la presidente mi sento proprio. No, no, sto scherzando. Prego, consigliere, prego. Ma non stavo scherzando. Allora. Questa mozione è stata presentata visto che dopo diverse volte in che abbiamo richiesto alla Commissione Lavori Pubblici di preoccuparsi di quello che stava accadendo in via Appia all'Appio Primo. Scusi Presidente, lo so che lei è un argomento che mi ha già risposto, però non l'ho voluta ritirare questa mozione, nonostante lei con molta urgenza, dopo che è arrivata questa mozione, ha fatto convocare la commissione congiunta il giorno dopo, tra lavori pubblici e urbanistica, però in effetti dopo quella commissione non è che abbiamo risolto granché. I progetti non sono arrivati, i progetti non c'erano, lei ci ha spiegato tutte le motivazioni per cui i progetti non c'erano e che quindi insomma sta attendendo che dal Dipartimento con le carrozze vengano i progetti, anzi forse con le lumache forse arriveranno, però noi ci dobbiamo rendere conto che tutto quello che sta accadendo i cittadini ne stanno pagando le conseguenze. Abbiamo capito che lei era contraria a prescindere, però ormai c'è e quindi come si dice, in battaglia un attimino, cioè anche se non siamo d'accordo, però se dobbiamo combattere, combattiamo. E questo è stato il nostro dispiacere come cittadini, cioè quello di, nonostante magari lei abbia preso forse all'ultimo momento dei cambiamenti che c'erano stati, di non avere la premura. Cioè io non penso che, anche all'inizio dell'anno, penso che lei qualcosa già sapeva di quello che stava per accadere. All'Appio Primo. Ma altro che l'inizio dell'anno, della passata consigliatura. No, lei lo sapeva dal 2002, dal 2006, no. 2002, nella passata consigliatura. 2006 il progetto che c'è. 2006 c'è stato il progetto. Oh, ma è vero, ma c'è scritto sulle delibere. Prego, consigliere Lanotte, allora, faccia il suo intervento, poi faccio il mio intervento. Prego. Allora, noi le vogliamo dare forza con questo atto, con questa mozione. Se vuole l'accompagniamo noi in Dipartimento, così i progetti possono stare qui e non soltanto noi consiglieri, ma anche i cittadini possono visionare e capire che cosa sta accadendo realmente, visto che il 12 ci sarà pure l'inaugurazione, quindi almeno per sapere dove dobbiamo andare, visto che ci sarà l'inaugurazione. Grazie. Grazie consigliere Lanotte. Allora, apriamo la discussione. Allora, chi vuole intervenire? Come? Scusa, stava insieme alla convocazione l'atto, è stata inviata a tutti i consiglieri. Allora, apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Se non c'è nessuno, prego, ti sta la parola. Prego. Allora, io ribadisco alcune questioni perché vedo che non sono rimaste chiare. Il progetto che è stato approvato nel aprile, credo, del 2013 è un progetto che è stato presentato in conferenza di servizi 8 mesi prima, adesso non ricordo esattamente, un anno prima, al quale il municipio ex nono dell'attuale settimo diede un parere con una quantità piuttosto consistente di osservazioni che facevano ritenere quel progetto una modifica dell'accordo di programma del 2006. Dunque una modifica sostanziale a quell'accordo di programma. Purtroppo
questo parere, chiamiamolo così, negativo dell'ex nono municipio non ha avuto non è stato accolto, e noi abbiamo appreso solo dopo dalla stampa, perché non siamo mai più stati riconvocati in conferenza di servizio, abbiamo appreso dalla stampa che era stato approvato non solo dalla conferenza di servizio ma anche in quella giunta famosa in cui vennero approvate una serie di questioni, diciamo così, inaccettabili per la qualità della vita e la correttezza amministrativa. Questo che abbiamo appreso dalla stampa, poi successivamente, nei giorni successivi, abbiamo chiesto conferma di quello che a mezzo stampa il sindaco Alemanno diceva, che erano state accolte le osservazioni del municipio, e verificato che ciò non era così, abbiamo mandato una lettera in cui si ribadivano ancora una volta gli stessi punti, in modo più sintetico, che erano l'oggetto della relazione tecnica fatta dai miei uffici. Questo è stato accompagnato anche da un comunicato stampa fatto da me, in cui ribadivo le stesse cose. Quando è iniziata questa consiliatura, come è avvenuto per altre cose, cioè per altri progetti approvati in giunta capitolina, sono poi state fatte come atto dovuto le convenzioni. Il problema è che questo progetto dell'Appio Primo, nelle sue questioni essenziali, perché questo va dato atto, era già un brutto progetto nel 2006, era già un brutto progetto nel 2006, era già una convenzione sbagliata, un accordo di programma mal scritto nel 2006, evidentemente il ciliegione Alemanno è arrivato dopo, nel 2013, e questo ciliegione è quello che oggi è stato consegnato ai cittadini e che si sta innalzando a vista d'occhio. La velocità con la quale si è lavorato in quest'anno non è paragonabile ai quasi 17 anni di buco permanente, che è vero che ci sono stati problemi con la sovrintendenza, ma la dottoressa Rea, sovrintendente, in una riunione fatta dall'assessore Bordoni allora, alla presenza mia e dei miei uffici, dimostrò che anche quei ritardi non potevano essere tutti attribuiti all'orto romano che era stato trovato lì, perché si poteva continuare anche a lavorare allora. Evidentemente c'erano altre ragioni che avevano portato a questo ritardo. Di fatto oggi che cosa è successo? Che appena ci siamo insediati, è stata mia cura insistere, chiedere e poi ottenere una riunione mettendo intorno al tavolo tutti gli assessorati e dipartimenti interessati, che in ordine erano quello al commercio, quello all'urbanistica e quello ai lavori pubblici, per cercare insieme a loro di verificare che cosa si potesse ancora fare, modificare o evitare di lasciare come criticità. E da quella riunione, che si era insomma diciamo anche istradata bene, purtroppo la velocità con la quale ha lavorato la società e parallelamente la richiesta di applicare anche su questo edificio il piano casa e parallelamente una serie di criticità che non si sapeva chi e come si sarebbe venuti a capo, compreso il fatto che gli operatori del mercato stanno cercando di trovare anche loro alcune soluzioni, noi, cioè io, insieme ai miei uffici, abbiamo mandato una lettera perché ci stupiva che nel frattempo non fosse stata istituita la commissione vigilanza, che è un'altra cosa dalla commissione, come abbiamo spiegato durante l'altra commissione congiunta della commissione progetto. Questa commissione vigilanza, ci è pervenuta una lettera già parecchi giorni fa chiedendo di nominare il nostro membro, perché anche il municipio può nominare un membro che faccia parte della commissione. Noi l'abbiamo nominato e io, quando sono venuta a conoscenza che girava voce, da quanto mi aveva detto il comandante dei vigili Botta,
che si volesse aprire il centro il 12, ho convocato la settimana scorsa una riunione invitando tutti e tre i dipartimenti più il comandante Botta. A questa riunione sono venuti tutti, meno il dipartimento commercio, perché non aveva il personale a disposizione, e il comandante in quella sede ci ha chiarito e spiegato come era venuto a conoscenza, per cui oltre a dei manifesti che aveva letto da qualche parte, gli era stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico per diciamo smontare parte della struttura. Questo ha fatto sì che io chiedessi al comandante di inviare una lettera a tutti gli interessati, cosa che ha fatto, in cui lui pone uno dei problemi che già noi all'epoca, tanti anni fa, ponevamo, figuriamoci oggi, che siamo arrivati alla modica cifra di quasi una macchina ad abitante, che se si apre il centro commerciale, lasciamo da parte che sul lato pubblico ho parlato ieri o avanti ieri con l'assessore Leonori, mi diceva che si stanno cercando i fondi per il lavoro che manca da fare per la parte del mercato. Però se si apre in periodo natalizio il centro commerciale, io penso che l'impatto che ci sarà sul traffico, sulla popolazione nel senso di parcheggi, di caos, sarà piuttosto significativo. Allora, il comandante ha mandato questa lettera ponendo il problema, sollevando la questione, ed è fuori discussione che io come municipio intendo non solo accompagnare il comandante in questa, diciamo così, SOS che sta lanciando, ma soprattutto credo che non essendoci affatto chiaro come e quando verrà risolto il problema del trasferimento del mercato, che era la prima finalità con la quale era stato fatto in origine l'accordo di programma, è chiaro che noi abbiamo necessità di avere una situazione, direi, più sotto controllo di quanto lo è oggi. Grazie. Altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Consigliere Lanotte. Grazie Presidente, io devo ringraziare la consigliere Lanotte che presenta una mozione urgente per questo problema della più primo. Devo rilevare che potevamo, quello che vuole sapere la commissione e i consiglieri è la parte destinata al pubblico qual è e in che modalità verrà consegnata e se l'ultimo accordo che ha firmato, vero quello che dice la Presidente Aleman, cioè Aleman ha solo rinviato la convenzione fissando i termini al 2016, al 10 agosto 2016, anche il progetto della variante ultima, è vero? Non mi interrompa Presidente. Scusate, per favore, prego consigliere Ciancio. Non mi interrompa, perché le chiedo, mi dice quanti banchi ci stanno di mercatari? No, si sa, 78. Mi sa dire quanti camion possono parcheggiare al piano interrato? Se lei lo sa. No, certo lo so, lo dobbiamo sapere noi in commissione ufficialmente, perché ne vogliamo parlare, perché potevamo intervenire prima. Bene, quindi noi dovevamo avere prima la possibilità, anche se minima, la possibilità di poter interferire. Noi dovevamo conoscere, sapere e... Lo so, cara Presidente, sarebbe stato difficile indirizzare rispetto alla mostruosità che hanno fatto, però avevamo l'obbligo nei confronti dei cittadini, nei confronti della sua intervista che ha rilasciato tanto tempo fa. Prego, consigliere. È scomodo? Lei scomodo? Le citavo un'intervista che avevate fatto lei e l'assessore Morgia. Se vuole avete fatto un'intervista. Scusate, per favore. Allora, lei non deve fare ironia sui consiglieri eletti di questo municipio. Per favore. Presidente, lei non deve fare ironia. Io non sono la sua opposizione, io sono la sua maggioranza. Ma no, è tutto mio, c'è mica nostro. Lei non capisce di che cosa stiamo parlando, del futuro dei cittadini di un quadrante, dove tutti i pannelli sono inzuppati perché la parte pubblica sarà veramente insufficiente e realizzata non a regola d'arte, mentre invece la parte
privata sarà sufficiente, idonea e vicina perlomeno ai palazzi, così potrà guardare nelle stanze da letto dei vicini. Quanto sono le superfici? Bene, non guarda nessuno questa roba più, sembra che non siamo più un governo, ma siamo lì a guardare dalla finestra quello che ci propinano gli altri. L'assessore Morgia ha fatto un'intervista, che l'aveva anche detto qualche tempo fa, anche l'assessore Fantino aveva fatto un'intervista in cui lamentava detta roba, ma ciò non vuol dire che noi da gennaio non dobbiamo stare in piazza per dire quello che si deve fare. Quali sono i servizi? La palestra quanto è grande? Dove è alta? Il mercato perché deve stare al piano di sopra? Rispetto alla superficie dei mercati, dico 900 metri quadrati, rispetto ai negozi, che sono i negozi, voglio dire bene, cozioni, Via Appia dice dobbiamo invertire questo processo perché a Via Appia c'è richiesta di shopping. Come? Stanno chiudendo tutti i negozi. Stanno chiudendo tutti i negozi, io faccio, sapete quanti metri quadrati di attività N li chiamano? Da N1 a N35, sono 3700 metri di negozi. Allora, questo lo potevamo sapere prima noi come consiglieri di questo municipio. Ma sei suo? Oh no, dobbiamo andare via. C'è l'assessore al commercio che mi può rispondere, che ha iniziato ieri con decorrenza dopodomani e non sa neppure dov'è la più prima. Lo poteva dire la Presidente della Commissione giusta e i consiglieri che ne chiedevano da molti mesi gli atti. Gli atti vuol dire la delibera, poi basta leggere questa delibera numero 53, ma numero 53, sì, è questa qua, del 15 febbraio 2013. Si vede, si capisce che lì vogliono fare un giardino pensile incredibile, alla fine li vedremo, io mi auguro che venga benissimo, per carità, io mi auguro che l'impresa abbia il massimo del profitto, ma che il pubblico venga ridato al pubblico, la palestrina alta 5 metri e larga 8, con gli spogliatoi annessi, mi sembra veramente un controsenso lì, mi sembra veramente che ci vogliono mettere i bambini a giocare in uno spazietto piccolo così, o si pensano bene gli spazi, oppure cadremo nel tranello dell'arco di travertino, dove ce l'hanno dato rustico e ce lo torneranno rustico e dovremo fare un altro progetto finanze per avere quello che dovevamo avere prima. E non parliamo di Rocca di Papa, del punto verde qualità, caro assessore ai lavori pubblici, lei ha fatto bene quando ha fatto questa bella intervista, glielo dico con molta sincerità, era molto tempo fa, ma poi tutte le sue perplessità dove si sono maturate, dicendo che oramai era tutto fatto? Ha fatto una bella intervista anche la Fantino, io mi trovo d'accordo sui principi generali che la mia Presidente per anni che ho stimato e sostenuto ha affermato nel tempo, ma non mi trovo quando ci sono queste carenze e sono pronto ad affondarla e anche a lei, caro Assessore, per questi problemi del mio quartiere. Verrà domani il Sindaco Marino in quell'area e sarò lì a dare sostegno al sindaco che comunque rappresenta la mia città. Però se i cittadini dell'Appio Primo chiedono come mai devono salire 23 gradini per andare al mercato, me lo deve dire lei, assessore. Me lo deve dire perché devono salire 23 gradini e mischiare cozzi e capretti, come dicono nel Mezzogiorno d'Italia, non funziona, perché i mercatari sono una cosa, il centro commerciale è un'altra. Quindi ricordatelo tutti, non voglio dare lezioni a nessuno, perché qualcuno, tutti giocano a nascondere e a reprimere le idee giuste, compreso la convenzione urbanistica, la madre di tutte le cose. Una convenzione, l'altro giorno i consiglieri suoi non l'hanno votata, altrimenti avremmo portato a casa un risultato straordinario. Avremmo portato un risultato straordinario dove l'ente appaltante è il comune, non l'ente appaltante è il privato. Il privato non dà nessuna garanzia oggi, ma non perché è privato, perché la carenza economica è così forte che non si può permettere il lusso di anticipare tutti quei denari. E la qualità che stiamo vedendo è peggio del centro Gulliver, se qualcuno ne ricorda che cosa è stato. Grazie assessore che mi sta registrando. No, spero che... Grazie assessore alla scuola. Io finisco nel dire, mi auguro che comunque... No, ho visto che col telefono mi stava puntando.
Bene. Le chiede di smettere, io la chiudo a lei, di evitare di stare col telefonino lì dove sta. Eviti, perché possono sorgere dubbi che uno possa essere ripreso, e siccome lo deve decidere il presidente se deve essere ripreso, cioè c'è la diretta streaming, non ne vedo il motivo. Siamo tutti col telefono. Dica qualcosa. Io non so se vai stanno. No, mi sto annoiando, quindi sto su Facebook. Mi sto annoiando. Prego, ci lasciate. Ma se ne può pure andare. Allora puoi andare pure a lavorare, assessore. Che... Scusi, può andare pure a lavorare? No, per favore, consigliere Cianzo, per favore. Per favore, non risponda niente. Per favore, consigliere Cianzo, prosegue le sue parole. Ma rispetti i consiglieri, per favore. Dunque, io volevo solo per un aspetto costruttivo dire alla consigliera Lanotte che sottoscrivo la mozione che ha fatta, ma aggiungerei un punto alla fine, se è d'accordo. Oltre a richiedere i progetti, che oramai siamo tardivi nel richiederli, io chiederei proprio un impegno alla Presidente di verificare la rispondenza del progetto rispetto a quello approvato. E praticamente chiedo la verifica dell'impegno pubblico preso dalla società se risponde alla consegna effettiva. Quindi chiederei che nella mozione ex articolo 58 di aggiungere questo punto, se la consigliere me lo consente. Grazie. Altri interventi? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, vicepresidente e assessori. Bene, sulla questione del centro polifunzionale di Appio Primo abbiamo celebrato ben 3 riunioni congiunte. L'intervento del collega che mi ha preceduto mi induce ad effettuare alcune considerazioni di tipo pratico, nel senso che le commissioni in realtà richieste dai commissari sono state concesse, oltre che dallo scrivente, anche dal Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, e devo dire il lavoro delle commissioni non è stato agevolato dai comportamenti dei commissari, e non cito l'ultima riunione, una questione di decenza e rispetto per le istituzioni. La Presidente nelle 3 occasioni ha esplicitato e ben chiarito qual è stata la posizione del Municipio, anzi la posizione della Presidente, perché il Consiglio del Municipio ex nono non ha approvato nessun atto su Appio Primo. Quindi ci ritroviamo e vedo già comportamenti che ho registrato nella mia trascorsa esperienza, quindi facciamo finta di non vedere e diamo sempre la colpa agli altri. La Presidente ha chiarito che formalmente il Municipio, l'Ufficio Tecnico del Municipio, ha richiesto ai competenti dipartimenti l'acquisizione del progetto timbrato e accompagnato dalle relazioni e da tutto ciò che necessita ufficialmente al Municipio. Non è stato fatto nulla? Non mi risulta. Si può fare qualche altra cosa? Disponibile a farlo. Non mi sembra che la Presidente abbia posto preclusioni, anzi mi è sembrata che... Per favore, scusate, per favore. Prego, consigliere Poli. Mi è sembrato che abbia risposto esaurientemente. Adesso, se la risposta non è confacente o non è, rispondente e desiderata dei consiglieri, c'è l'opportunità di fare qualsiasi cosa, anche un atto di consiglio.
per ciò che attiene alla proposta che ha fatto il collega che mi ha preceduto, mi rivolgo all'ufficio consiglio, insomma mi sembra, deve ricordare che il nostro regolamento non consente che le mozioni possano essere emendate, però voglio dire, pure questo ormai fa parte di una metodologia complessiva di conduzione dei lavori in aula, per cui piuttosto nebulosa e confusa. Per cui voglio dire, l'attacco che è stato fatto esplicitamente in commissione, che io voglio riportare qui, è che il municipio volutamente, con i nostri uffici tecnici che sono stati messi in, in difficoltà, era a conoscenza, avesse e aveva gli elaborati progettuali del dipartimento e non li voleva far vedere. Noi abbiamo utilizzato tre riunioni congiunte della commissione per sviscerare, quindi grazie Presidente. Comunque consigliere Poli, credo che la conduzione dell'aula nebulosa e poco chiara se la poteva anche risparmiare. Non lo so se il consiglio su questo ha lo stesso orientamento. Grazie consigliere Poli. Allora, altri interventi? Consigliere Lancia, prego. Sì, io purtroppo devo intervenire perché il primo progetto che siamo riusciti a vedere dell'Appio Primo è stato procurato dal consigliere Stelitano un mesetto fa in Commissione Lavori Pubblici. Non è mai stato possibile vedere niente. Io in urbanistica non ci sono, quindi non ne parlo. Seconda cosa, l'assessorato al commercio non è intervenuto al tavolo convocato dalla Presidente perché la Presidente ha pensato di convocare direttamente il tecnico dell'assessorato al commercio e di guardarsi bene dall'avvisare l'assessore al commercio, per cui il tecnico ha pensato bene di non poter da solo decidere di andare al tavolo con la Presidente Fantino. Terza cosa, vorrei che lei pregasse la Presidente di smetterla di usare questo mio, perché mio qui non c'è niente, il municipio non è suo, sarà suo quando pagherà i dipendenti, l'affitto, la luce, il gas eccetera. Fino a quel momento il municipio è della città di Roma e dei cittadini che pagano le tasse. Grazie. Grazie consigliere Lancia. Consigliere Matrona, la prego. Allora, credo che oggi è stata data un'altra lezione, un'altra prova di come sta questo Consiglio. Credo che sia davanti ai cittadini, davanti a Liberi.tv, credo che sia un'altra volta il massimo del massimo della politica all'interno di questa sala. Una Presidente che abbandona l'Aula, perché chi abbandona l'Aula, evidentemente, chi abbandona la lotta, c'è un vecchio detto. Sono appena conversato, devo dire che la Presidente aveva degli impegni. La Presidente? Degli impegni istituzionali. Poteva aspettare qualche minuto, perché dopo ha lasciato sulla graticola. Faccio il suo intervento. Ha lasciato sulla graticola il consigliere l'assessore Antonelli, che giustamente dicendo che si annoia in un consiglio dove ci sono presenti 25 persone, credo che sia un autogol pure da parte dell'assessore Antonelli. Quindi ha lasciato nelle mani di questi marpioni della maggioranza tutta una parte della giunta. Poi non riesco a capire, il consigliere Poli, scusi Poli, così Poli può pure replicare, ma Poli fa parte della maggioranza, non può attaccare la maggioranza nella maggioranza. Se il Presidente non è in grado di dare certe risposte in certi atteggiamenti, un consigliere che si rispetti, che fa parte della maggioranza del PD, non della lista civica, del PD, non può, deve tacere secondo me, non può così, perché così crea soltanto, sta creando un, non è un'offesa, però è un segnale brutto che sta dando a tutti quanti, caro Poli, è un segnale brutto, perché hai parlato te, è mancato che parlasse la Carus, Tudino, la TAC. Consigliere Matrona, la prego di tornare nel merito della, per favore, consigliere Matrona, la prego di intervenire nel merito dell'argomento, per favore. Ripeto. Per favore, la invito a parlare del merito dell'argomento, per cortesia. L'argomento è stato... Ma perché c'è un merito quello che è successo oggi in aula?
No, perché se c'è un merito allora la Presidente lo deve dire. Un Presidente del Municipio che dice io ho convocato i miei uffici, io ho convocato il Dipartimento, chi sei io? Io chi? Qual è il tuo coso, io ho convocato i miei uffici? Ma dove esiste? Ma come? È una cosa assurda, è vergognoso. Non si può dire mio, cioè significa che gli uffici stanno d'accordo col Presidente, fa tutto quello che fa il Presidente, perché se sono i suoi uffici, i miei uffici, faccio tutto ciò che voglio. Ci sono state delle denunce dei vigili urbani per accertati abusi edilizi, è vero o no? O dico la stronzata, scusate il termine, però c'entra. Eh? Dell'altro, no di questo, di sta sala, dell'altro. Qualcuno si è mosso. Ma non si è mosso il Presidente, qualcuno si è mosso differentemente. Per cui oggi sarebbe stato, perché questa oggi è la dimostrazione di quello che è successo nella Commissione Congiunta dell'altra settimana, perché io non so, non c'era liberi.tv che poteva registrare, ma è successo molto di più, e non ne siamo usciti, perché mi sembra che c'è stata un'ulteriore rottura. Quando mi dicono Matrona, falla finita, ma è vero, perché purtroppo la rottura non è neanche con la Presidente, è con la parte della maggioranza, perché se tutti fossero coesi, uniti, tutto questo oggi, se c'era veramente un problema serio da risolvere, si sarebbe risolto bonariamente, senza uscire fuori dai ranghi, rimanendo nel nostro comportamento istituzionale. Invece oggi purtroppo abbiamo trovato delle difficoltà. Questa risoluzione di oggi che cosa dice? In fin dei conti, non è che dice cose un po' vanno rifregate, però uguale. Cioè, che dice? Perché deve creare tanto scompenso? La Presidente, potete dire, sono d'accordo, accetto quello che avete detto, o potete dire anche la maggioranza, tutta la maggioranza, ad attivarsi verso il Dipartimento di competenza affinché il Municipio abbia a disposizione in tempi brevi tutti i progetti del centro polifunzionali, comprese le ultime varianti approvate, e siano messe a disposizione dei consiglieri e di tutti i cittadini. Ma mi sembra una cosa giustissima, è stato detto anche in Commissione l'altra settimana, tanto più che io ho attaccato l'assessore Morgia, e se se lo ricorda bene, assessore, sono stato io che ho attaccato, gli ho detto, ma come fa un assessore a dire io non ho i progetti, è vero o no? E qualcuno ha detto, ma tu stai all'ente pubblico? Io ho detto, sì, sto all'ente pubblico. Ma nel mio ente pubblico, quando un assessore alza il telefono, già ieri, lo alza oggi, già ieri c'era il progetto sulla scrivania. Allora non riesco a capire, se qui alcuni consiglieri hanno avuto i progetti, perché hanno avuto ufficiosamente, com'è possibile, e questo l'ho detto alla Commissione Congiunta, com'è possibile? Certi consiglieri hanno a disposizione il progetto, addirittura qualcuno, qualche consigliere di maggioranza e qualcuno di opposizione, su questo progetto ha detto pure che saranno riportate delle varianti. Chiedo all'assessore, ma ce l'ha il progetto, assessore? No. Beh, c'è qualcosa che a me non mi quadra. Presidente, lei ce l'ha? No, lei, Presidente, lei non c'entra niente. Presidente Fantino, ma il progetto lei? Ma io non sa. Cioè, io capisco che, però fa questo comportamento, ti lascia pensare, anche se non vuoi pensarlo, però pensi che ci sia qualche cosa, perché è impossibile che un assessore Morgia, nonché vicepresidente, molto attento sul territorio, molto attento e molto presente sul territorio, che quando si parla in commissione, o devo dire, la commissione lavori pubblici, quando viene, e a quella congiunta che c'è stata sicurezza, anzi no congiunta, solo sicurezza e legalità, l'assessore Morgia in tutte le sue commissioni ha portato i progetti, ha portato le piantine, ha portato i progetti, ha portato tutto. Un problema così importante, sollevato da tanti consiglieri, il vicepresidente del Consiglio, nonché assessore dei lavori pubblici, non ha a disposizione il progetto. Ma voi pensate che stiamo stupidi? Tutti e 25? Perché a sto punto siamo stupidi. Cioè, se vogliamo credere o far credere che qualcuno è morto di freddo invece che essere crocifisso, beh, qui ci stanno facendo credere questo. Ci stanno facendo credere che non ci sono i documenti a disposizione. Però, nel frattempo, la cosa importante, la cosa molto interessante, che non ci sono i progetti a disposizione, ma i lavori vanno avanti.
È questo il problema. Cioè non è che se noi non ci abbiamo i progetti qualcosa rallenta, dice rallenta, fermi. No, sta andando avanti. Anche se i vigili hanno riportato delle denunce per abusi accertati o presunti, si continua tranquillamente ad andare avanti. A distanza di 7 giorni, credo che la commissione congiunta ci sia stata giovedì, se non erro, no? Il 12. A distanza di 7 giorni, 8 giorni, dove abbiamo già sollevato il problema, in quella commissione dove era presente l'assessore Morgia, il presidente Fantino e giù di lì, tutti quanti gli abbiamo sollevato il problema della documentazione. Sì, ma tu c'ho un minuto, eh? Ma sì, anche mezzo. Tranquillo, presidente. Grazie. Un minuto. Io lo so che lei mi vuole bene e quindi è giusto. Io lo so. È molto, molto un piacere lei. E, però assessore Morgia, per me può anche replicare, tanto non offendo, quindi non è. Però gli consento la replica. In certi frangenti si può anche consentire la replica. Però assessore Morgia, se dalla parte della maggioranza arrivano dei gridi di allarme, no? Perché questi sono allarmati, giustamente, tanto più che abitano in quella parte del quadrante, chi è che meglio di noi sa quello che succede nel nostro quadrante? Chi vive in quel quadrante, chi passa davanti all'Appio Primo e guarda quello che sta succedendo. Quindi viene spontaneo, incontra il cittadino per strada, il cittadino, ma che sta succedendo? O il palazzo di fronte, quella che è venuta che ha detto io ho i fumi, ci sarà un macello. È normale che uno deve dare delle risposte, ma la risposta non può essere stanno facendo tutto loro, la Presidente non ci dà le carte, non sappiamo nulla di quello che sta succedendo. Non è una bella figura, no? Non è la bella figura che ci fa il consigliere, non è la bella figura che ci fa la maggioranza e non è neanche una bella figura che ci fa l'assessore Morgia. Scusa, devo recuperare perché sta parlando al telefono. E che sta? Ma quelli ci hanno parlato, adesso voglio parlare all'assessore, scusi. Consigliere Madonna, vada avanti, posso, per favore. Posso andare? Scusate, per favore, prego. Assessore Morgia. Per favore, consigliere Madonna, parli a tutto il consiglio. È l'invasione del tavolo. Per favore. Mi sta distraendo. Per cortesia. Io mi distraggo quando vedo uno che parla con l'altro, scusi. Adesso sospende il consiglio, per favore. Sospenda il consiglio. Per favore. Scusi. Allora, continui il suo intervento, anzi il tempo è scaduto, consigliere Madonna. Non credo perché... Allora voglio dire... Quando un consigliere che vive in quel quadrante, assessore Morgia, nonché vicepresidente, passa davanti all'Appio Primo, credo che sia quello che vive nel quadrante, credo che viva di più, a parte tutto il municipio, però vive di più la realtà all'interno di quel quadrante. Ripeto, non mi ha sentito apposta, voglio ripetere, passo lì davanti, incontro il cittadino che vede che sto mostro sta crescendo, sta nascendo, si sta modificando, perché poi ci stanno queste modifiche. Mi sembrano i mostri, gli extraterrestri, gli alieni, no? Si modifica, si aggiusta, sale, scende. E giustamente il vecchietto che sta là dice, ma che sta succedendo? Gli fa il consigliere Ciancio. Consigliere Ciancio, ma io che ne so, ho chiesto al presidente Fantino, non mi dai i documenti, abbiamo fatto la congiunta. Ma non è bello, non ci fa bella figura né il consigliere Ciancio che è stato eletto, né la consigliere Fantino che è il presidente di questo municipio, e non ci fa neanche una bella figura l'assessore. Consigliere Madonna, per favore, ho finito. Allora voglio dire, per quale motivo a distanza di 7 giorni, c'è stata una convocazione precedente in una congiunta, a distanza di 7 giorni noi a tutt'oggi non siamo in grado di avere un progetto ufficiale nelle mani. Beh, questo, signori miei, mi lascia pensare, non voglio malignare perché non è modo mio di malignare, però mi lascia un po' riflettere e dico, beh, forse c'è qualcosa che non va. Ti è consigliato la domanda? Grazie, scusate se vi ho rubato qualche minuto. Allora, consigliere Valdacca, prego. Grazie Presidente. Ma sono onestamente un po' in difficoltà in tutto questo. Oh, ero preoccupato che non c'erano ancora stati versi, sono passate solo 3 parole e c'è stato il verso di chi è alle mie spalle che
poi dice che uno si innervosisce, Presidente, però devo dire che è difficile. Lo so che è difficile. Mi piacerebbe che il rispetto è dovuto. Scusa, consigliere Attacca, per cortesia. Allora, io invito i consiglieri, quando il consigliere parla, a stare in silenzio. Per cortesia, vale per tutti. Vale per tutti. Prego, consigliere Attacca. La ringrazio, Presidente, anche perché ci sono, insomma, alcune dinamiche che si sono create in questo municipio, in questo consiglio, sono ormai chiare a tutti e non so se mi fanno più sorridere o intristire, insomma, ma capisco, si sono creati nuove alleanze, nuove amicizie, nuovi rapporti di collaborazione, per cui alcune cose sono lecite, altre no. Se qualcuno fa una cosa va bene, se un altro fa la stessa cosa. Io ho appena sentito la consigliera Lancia che ha giustamente difeso, anche se insomma non credo ci fosse bisogno di difesa perché non mi era sembrato di sentire attacchi, ma un assessore della mia giunta, della giunta di cui, della maggioranza di cui io faccio parte e che sento interamente come la mia giunta, intervenendo volontariamente per respingere delle accuse nei confronti di un assessore, e penso che sia stato un atto molto lodevole, molto corretto e molto giusto questo. Però non capisco perché quando cose simili le dice qualcun altro, tra cui il presente, e invece diventano i paladini, le difese fatte su commissione, a pagamento, per ricambiare chissà cosa e chissà... Non credo che ho fatto al consigliere Matrono, lo faccio anche a lei. Però, intervenga sul merito dell'argomento, per cortesia. Sono molto sul pezzo, però per cortesia, abbiamo consiglieri che possono fare di tutto e per tutto il tempo che vogliono, io sto sull'atto. Come anche, insomma, mi fa un po' sorridere che si richiami il consigliere Poli sul rispetto degli altri, quando in quest'aula poco o meno di una settimana fa gli è stato dato del cretino apertamente e pubblicamente, visto le commissioni sono delle sedute pubbliche. Insomma, mi fa un po' sorridere perché non ho mai sentito il consigliere Poli usare termini, e mi scuso con il consigliere se ho ripetuto l'offesa, ma insomma riportavo. Per cortesia, non è possibile. Allora, per favore. Per cortesia, non è possibile. Prego, consigliere Lantaglia. Grazie di nuovo, Presidente. Sull'atto io devo dire, ripeto cose che ho detto in commissione congiunta, visto che non c'erano tutti e visto che ne riparliamo. È un anno e mezzo che mi si ripete che il consiglio è sovrano. Io non capisco perché il consiglio dell'ex nono non abbiamo atti da poter commentare e a cui poter dar seguito oggi su una cosa talmente importante che riguarda i cittadini in un modo talmente impattante e forte sul territorio, per cui il Consiglio Sovrano dell'ex nono non ha ritenuto di... Immagino che molti consiglieri si siano preoccupati, abbiano fatto manifestazioni, abbiano chiesto, abbiano detto, però... Visto che il consiglio è sovrano, forse, insomma, non mi permetto certo di dare indicazioni agli ex consiglieri, ai consiglieri dell'ex nono, però mi viene da chiedermi perché questo non è stato fatto e come si è ritenuto di andare avanti. Quest'atto chiede qualcosa che è già stato fatto, perché non chiediamo alla Presidente, agli uffici, agli assessori di fare in modo più convinto, più convincente, più forte, non lo so, qualcosa che è già stato fatto. Chiediamo semplicemente di rifare quello che è già stato fatto e che qualcuno è arrivato a mettere in dubbio, visto che dopo la penultima congiunta qualcuno ha detto che in realtà questo progetto gli uffici ce l'avevano e ce lo nascondevano per chissà quale motivo. Ecco, io continuo a chiedermi questo, francamente, ma si sa che io sono, insomma, un ingenuo e uno poco pratico. Mi sfugge il senso di tenere nascosto qualcosa che qualsiasi consigliere, come ci è stato dimostrato la settimana scorsa, può reperire in mezz'ora in dipartimento. Ecco, alla base di tutto proprio non capisco qual è il senso di nascondere una cosa pubblica che qualsiasi consigliere, qualsiasi cittadino può avere in qualsiasi momento, ma ci sarebbe la volontà di tenerla nascosta e di tenerla segretata da parte di chi non ha responsabilità su questo progetto, perché il municipio e quindi la Presidente e quindi gli assessori
non hanno alcuna responsabilità e alcun incarico su quello che è stato il progetto, come è partito e come è stato portato avanti. Quindi mi sfugge il senso di questa obiezione che si fa, ma evidentemente ci sono altre considerazioni che vengono fatte, ma che io non capisco. Quindi non voterò, non sono favorevole a quest'atto che intende, credo in parte anche strumentalmente, richiamare. Scusi, mi disturba però se fa così. Il rispetto dell'aula. Va bene, ecco, però. Per favore. Mi fa piacere, consigliere. Per favore, consigliere. Ringrazio per la consueta eleganza che la contraddistingue in quest'aula. Consigliere Madonna, per cortesia. Consigliere Madonna, per cortesia. Gli attacchi che lei per cortesia. Consiglio sospeso. Atteggiamenti. Consiglio sospeso. Assessore Antonelli, non ha niente a che vedere. Passati 5 minuti. Allora, c'era il consigliere Lattaca che stava intervenendo, non lo vedo. È andato a prendere un caffè con l'assessore Antonelli. Andrà a prendere una cosa con l'assessore Antonelli. Non so se è finito il suo intervento. Allora. Forse no. Vado a chiamare. Vado a chiamare. Sì. Che. Consigliere Lattaca, prosegue col suo intervento. La ringrazio Presidente, mi scuso se avete dovuto attendere la ripresa, il mio rientro, ma insomma mi avviavo alla conclusione dicendo che credo che quest'atto appunto sia un atto molto politico che segue una serie di atti portati avanti in questi ultimi mesi legittimamente, ma non ci dà nessuna possibilità in più sulla soluzione dei problemi che abbiamo rispetto a quanto detto la settimana scorsa nella commissione congiunta dalla Presidente, dall'assessore e dagli uffici. Quindi siamo contrari alla votazione di quest'atto perché pensiamo che si stiano attaccando le persone sbagliate su una questione negativa per i cittadini e per il territorio, che riteniamo negativa per i cittadini e per il territorio, su cui si interviene però in maniera intempestiva da parte di molti e non di qualcuno, e su cui ci si poteva muovere molto prima forse da parte di qualcun altro, e lo ripeto, grazie. Altri interventi? Consigliere Lozzi, prego. Sì, ero un po' titubante nell'intervenire, ma per l'ennesima volta mi trovo in estremo imbarazzo ad assistere ad un consiglio municipale dove, per un obiettivo che dovrebbe essere comune per tutte le forze politiche, ci stiamo uccidendo. Cioè noi, municipio settimo, il più grande municipio di Roma, non riusciamo ad ottenere da un anno e mezzo sul tavolo delle nostre commissioni un progetto nuovo su un'opera così invasiva per il territorio, ed è una cosa estremamente banale. Cioè noi come municipio, come consiglieri, come parte politica non riusciamo ad ottenere il progetto. La cosa più semplice, non l'approvazione, la modifica, la presa in considerazione di un nostro parere, dei fogli
da avere sul tavolo e da studiare. Questo è emblematico. Questo significa che questo consiglio, composto da 24 consiglieri, non riesce a svolgere in maniera seria la funzione per il quale è stato eletto. È imbarazzante vedere che all'interno delle forze di maggioranza ci ammazziamo e ci scontriamo quando invece io non faccio parte della maggioranza, vi scontrate, vi ammazzate su cose per le quali basterebbe sedersi, perché l'obiettivo dovrebbe essere uguale per tutti, comune a tutti, e non oggi, un anno e mezzo fa. La sottoscritta, appena è entrata, è stata eletta e ha cominciato a sedersi in ogni commissione, ha detto: signori miei, sediamoci, valutiamo quali sono gli obiettivi comuni a tutte le forze politiche, cerchiamo di portare a casa almeno quei risultati dove tutti dovremmo essere d'accordo, dopodiché passiamo alle cose sulle quali ci potrebbe essere uno scontro politico. Beh, non siamo riusciti a portare a casa nulla in un anno e mezzo. I progetti urbanistici sono andati per la loro strada, qua non riusciamo neanche a vedere o a valutare un progetto, si dà atto alla Presidente che ha sempre espresso parere negativo, ma il fatto che noi, nuova amministrazione, non siamo mai riusciti a vedere un progetto è allucinante. Cioè, significa che il Dipartimento, il Comune di Roma, non ha nessun rispetto e nessuna considerazione per questo Consiglio, e noi siamo qua ad ammazzarci l'uno con l'altro e non ci vergogniamo di questo e non ci poniamo il problema del perché questo accade. Forse per cominciare ad ottenere qualcosa di concreto, che non è solo l'approvazione dell'atto, ma anche l'esecuzione degli atti che noi approviamo, dovremo trovare una quadra differente all'interno di questo Consiglio, per cominciare a fare il bene del territorio e dei cittadini. In tasca nostra non c'entra niente, non è il gettone di presenza o i miseri 600 euro che uno può portare a casa per la presenza a darci soddisfazione. Noi dovremo trovare la soddisfazione se in 5 anni o meno, in base a quanto durerà questa consigliatura, riuscissimo almeno a portare a casa un risultato serio e positivo per questo territorio. Invece siamo qua e litighiamo e non riusciamo ad avere sul tavolo neanche un progetto. Questo è quello che valiamo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lozzi. Consigliere Tutino, prego. Sì. Grazie Presidente. Sospenderò poi il consiglio alla fine degli interventi per darle la parola. Allora c'è il consigliere Tutino, poi la consigliera Vitrotti, poi non c'ho nessun'altra richiesta di intervento e quindi chiudo gli interventi dopo la consigliera Vitrotti. Prego, consigliere Tutino. Grazie Presidente. L'assessore non deve rispondere a nessuno. Grazie. Risponde per fatto personale, consigliere assessore. Consigliere Tutino, vai avanti, faccia il suo intervento. Comincio. Grazie Presidente, assessori. E il problema di Appio Primo lo conosciamo, la Presidente e i consiglieri l'hanno tutti posto negli stessi termini della gravità di questo obbrobrio urbanistico che è stato prodotto ai danni del territorio e anche ai danni del decoro e anche ai danni della salute dei cittadini. Questo era sempre stato messo in rilievo anche dall'ex Municipio 9 e in particolare dalla persona della Presidente Fantino, che contro questo mostro urbanistico si era sempre battuta, e in coerenza con ciò, e siccome l'obiettivo è comune ma ci si rischia di dividere su insomma tra piccole fazioni e su piccole lotte, e allora poiché rischiamo con una mozione di questo tipo che chiede alla Presidente di chiedere degli atti che ha già chiesto e quindi rischia l'inutilità totale e quindi di votarla tanto per insomma farci belli, è come se andiamo a chiedere la testa di stare in mezzo alle orecchie, insomma non serve un atto per fare questo. Allora io propongo sia alla presentatrice e sia
Su questo chiederei anche ai vari capigruppo se sarà d'accordo poi la presentatrice, quindi ai vari capogruppo di maggioranza e opposizione lo chiedo come lista civica. A questo punto diamo più forza a quest'atto e lo trasformiamo in risoluzione, rielaborandolo in questo senso, nel senso di rivolgersi al sindaco alla presidente perché dica al sindaco e insista al sindaco, posso? Perché rispetto al dipartimento sani questo grave comportamento che è stato rilevato da tutti, perché mentre informalmente il dipartimento dava copie non protocollate dava copie a chi andava a chiedere, non rispondeva alla richiesta ufficiale del municipio. A questo punto bisogna rivolgersi al giusto obiettivo, che è il dipartimento ed è il sindaco. Quindi diamo veramente forza a questa mozione, non chiediamo alla testa di stare in mezzo alle orecchie, ma chiediamo a chi di dovere, cioè al sindaco, di intervenire sul dipartimento perché il municipio abbia tutti i documenti necessari. Quindi la proposta alla presentatrice è di la disponibilità a trasformarlo in risoluzione, e su questo ai vari capogruppo analoga disponibilità a riunirsi, a sospendere un attimo il consiglio, presidente, se ci sarà questa disponibilità, per elaborare, riformulare, per trasformarlo in risoluzione. Così credo che andremo a superare inutili liti interni per rivolgersi all'obiettivo giusto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Consigliere Ritotti, ultimo intervento, prego. Sì, grazie presidente, colleghi consiglieri. Sarò breve, però diciamo, la discussione ha stimolato alcune riflessioni, in particolare il fatto che sembra una discussione già vista e sembra soprattutto un film già visto. E dispiace constatare che questo avvenga sempre su delle questioni che vuoi non vuoi interessano e coinvolgono gran parte della nostra cittadinanza, le nostre responsabilità, e quindi la confusione, diciamo, mi preoccuperei poco di quella dell'aula, piuttosto mi preoccuperei per quella che c'è fuori questo municipio e che purtroppo è legata anche a delle situazioni che noi non siamo in grado di chiarire. Dispiace constatare che questo avviene sempre e solo su grandi questioni, le grandi questioni e trasformazioni urbanistiche che stanno attraversando il nostro territorio. Questo perché, è vero, ci sono state 3 commissioni congiunte, ma forse non basta. Tra l'altro l'ultima mi è stata definita come commissione informativa. Boh, io capisco, però per avere... essere una comunicazione informativa, almeno arriviamo con un foglio, con un pezzo di carta. No, perché c'è il protocollo interno e quindi se non perviene ufficialmente il municipio è come se non esistesse. È stato chiesto 10 volte. Allora, a me va tutto bene, però arrivato a un certo punto dico: se noi siamo qui dentro e se noi siamo chiamati a dare delle risposte, almeno dateci gli strumenti per poter difendere le scelte che ha fatto e che vuole fare questo municipio. Perché qui non è una questione di dividerci tra pezzi e pezzettini, qui è come si intende lavorare. Ci si vuole accontentare di qualche cosa, di un'informazione? Beh, io dico di no. Io dico che se il chirurgo deve operare deve avere la capacità, la competenza e soprattutto gli strumentini per poter levare la ciste oppure quello che serve, se no è macellaio. Allora dobbiamo lavorare in questo modo oppure decidiamo che a noi non ci basta, che è stato chiesto, è stato fatto 3 volte di commissioni, tra l'altro vuote, ma non nel contenuto, vuote della sostanza. Ma possibile che io esco da una commissione o vado in giro e la gente mi chiede che succede là e io dico il mio municipio non c'ha il progetto? Però noi gli abbiamo chiesto, cioè io gli ho chiesto, però
pure gli altri che non mi hanno risposto, è colpa di qualcun altro, prima lo dice, è sempre colpa di qualcun altro, e è sempre troppo facile scaricare la colpa su qualcun altro. Invece siccome qua dentro c'è, lo ricordo perché questo è un consiglio del settimo municipio, io insomma non c'ero nell'ex nono, tra l'altro mi risulta che è pure stato decimato, c'è qualche piccolo sopravvissuto a quel consiglio, quindi questo fa riflettere, diciamo un'altra riflessione utile. Quindi siccome quello lì non ha prodotto nulla, allora il settimo municipio decide che va bene che gli abbiamo chiesto, però se non è pervenuto e vabbè, intanto quello è diventato da 4, si è arrivato a 5. Poi mi è stata data un'informazione importantissima, adesso questa commissione si deve, quella congiunta, lavori pubblici o singolarmente l'urbanistica, si deve preoccupare di fare una vigilanza sulla parte pubblica, che è quella più importante, dove c'è questo spostamento del mercato. Bene, io che cosa mi controllo? Scusatemi, cioè sto facendo il controllo di un atto che io non ho. Ma di che cosa io non voglio veramente annoiare nessuno, non voglio rifare, diciamo, battute infelici, però cioè, non possiamo stare a perdere tempo, perché questa è l'ennesima perdita di tempo, dove non abbiamo praticamente un pezzo di carta sul quale noi possiamo ragionare. Abbiamo cose raccolte, ufficiali o non ufficiali. Io sono molto preoccupata quando mi viene detto che che la presidente di un municipio chiede per 10 volte un atto e non gli viene dato. Poi però alle riunioni ci si va, perché ci è stato detto la volta scorsa, ho partecipato 10 giorni fa a una riunione. Interessante. E su che cosa avete deciso? Su un atto, che su una convenzione che tu non conosci? Su quella cosa del 2006 su cui io ho fatto una battaglia? Benissimo, benissimo, ancora peggio direi invece. È ancora peggio, perché mentre tutto questo accadeva, noi stavamo a chiedere gli atti. Allora, quando aprirà, io mi metterò lì e dico, ma io te l'ho chiesto. Allora, io pongo una domanda a tutti noi, no? Perché poi bisogna essere pure abbastanza, bisogna ragionare. Secondo voi è sufficiente lavorare in questo modo? Cioè, è rispettoso continuare a lavorare in questo modo? Perché se per voi la risposta è sì, allora mi levate anche da quell'imbarazzo che ho a dare ragione alla consigliera dell'opposizione che presenta un atto e che denuncia una cosa che non si può sentire. Perché io sono molto in difficoltà quando qualcuno mi dice io però vengo dall'altra e io non posso dire la mia presidente ha chiesto l'atto. Questa amministrazione l'atto l'ha chiesto 10 volte ma non gli ha dato, scusate, e adesso io addirittura devo informare il sindaco, che giustamente in questo tempo non c'è niente da fare, tra l'altro mi pare che no, le cronache sono note a tutti, e dovete dire perché non ci hai dato l'atto, perché non ci hai dato l'atto. Dopodiché una consigliera l'altra volta alla commissione congiunta mi ha detto ma io ho fatto una richiesta, a me mi hanno dato. Allora, io veramente sono nuova di questa amministrazione, ma io qualche problema ce l'ho a capire, ma pure come funziona sta macchina amministrativa, ma pure come funziona sto protocollo, ma pure come funzioniamo noi però. Perché o funzioniamo che tutto ci va bene, e ripeto, è una cosa già vista, e purtroppo sempre questo consiglio ha dovuto intervenire in modo tempestivo, sconclusionato, ma su altre questioni altrettanto serie, altrettante trasformazioni urbanistiche che interessano i tessuti del nostro territorio, di cui non c'è mai un'adeguata discussione, un'adeguata partecipazione, sta santa partecipazione l'ho letta scritta 20 volte, 20 volte con la P grossa così, dopodiché non ce n'è un briciolo, non ce n'è traccia. Allora, io penso che se qualcosa di buono si vuole fare, poi tra l'altro faccio notare che io ho detto, ma per caso possiamo veramente presentare un atto, magari può essere utile per dare forza alla sua azione. È inutile, mi è stato risposto. Ah, grazie, è inutile. È inutile, la testimonianza che qui siamo inutili. Allora a me non va, fatemi capire, delle due l'una, Perché io sono, perché le cose non è in nome della trasparenza, è in nome della responsabilità che c'ha questo consiglio. Dopo
Dopodiché, ripeto, se prendo atto ancora una volta che si vuole andare da una parte e quindi vivere nella nebulosa e nella confusione, per usare termini già usati prima di me, allora io vi dico che io sto da un'altra parte. E ogni volta rimarcherò questa differenza finché mi sarà data la possibilità nelle commissioni, nei consigli, in tutti i luoghi di discussione in cui purtroppo qua dentro non c'è traccia di poterlo fare. Grazie. Allora, chiuso intervento, c'è la signora. Non è un intervento. Lei ha seguito gli interventi di tutti, ha seguito un consigliere che ha detto di trasformare questa mozione in risoluzione. Perciò io le chiedo la sospensione perché il Partito Democratico si deve riunire per decidere questa cosa. Faccio prima intervenire la signora. Prego signora. Ah, questa è una bella idea, sì, così magari però Presidente sarebbe stata cosa buona e giusta che intervenisse all'inizio del Consiglio la signora. Sì, grazie Presidente. Le do 5 minuti, comunque il Consiglio è sospeso per dare la parola. Il gruppo PD mi aveva chiesto la sospensione del Consiglio per 5 minuti, prego, la sospensione è corta. Pronto. Il Consiglio è sospeso. Allora, scusate. Allora abbiamo finito la discussione. Abbiamo finito la discussione generale, non so se qualcuno della Giunta vuole, prima di passare alla dichiarazione di voto, se qualche membro della Giunta vuole intervenire. Consigliere Assessore De Simone, prego. Facciamo entrare, prego, Assessore De Simone. Consigliere Ciancio, per cortesia. Prego, Assessore. Intervengo brevemente, in maniera molto breve, sulla questione che riguarda l'Appio Primo, ma ovviamente per le sole implicazioni che riguardano relativa alla finalizzazione che era quella principale per cui veniva ristrutturato quell'area dell'ex deposito Stefano, ovvero consentire il trasferimento del mercato rionale che si trova lì all'Alberone in via Capponi. E intervengo solo per una precisazione che riguarda anche una delle questioni che ho sentito emergere nel dibattito e che era stata affrontata non più tardi di lunedì scorso in Commissione Commercio, mentre si parlava di questo Appio Primo e veniva riportata una informazione avuta in una riunione presso l'assessorato del Dipartimento in cui l'operatore privato che sta facendo l'intervento parlava di una chiusura, di un'apertura almeno parziale di parte di quell'opera entro la fine dell'anno. È una riunione alla quale ero presente io ed anche l'assessore Morgia per la parte, le implicazioni che riguardavano tutta la parte di lavori pubblici e anche ovviamente di urbanistica, e in quella occasione il dirigente della nostra UOT ci informava che invece la convenzione prevedeva una chiusura di quei lavori addirittura nel 2016. Nella stessa giornata arriva una lettera del comandante del gruppo di polizia municipale Appio che ha destato qualche preoccupazione perché parlava di un'informazione da lui ricevuta attraverso dei messaggi commerciali che annunciavano l'apertura per il 12 di dicembre. Con lì si è attivata la Presidente e mi sono attivato anche io scrivendo una lettera al Dipartimento, soprattutto al Dipartimento che mi sembrava più corretto che facesse un tipo di informativa diversa e lamentando il fatto che la Polizia Municipale, le autorità competenti in questo caso per i problemi legati alla viabilità avessero le informazioni non solo dai messaggi promozionali ma in un modo un po' più formale e un po' più anche completo come si conviene per casi di questo tipo. Faccio presente, quantunque non ce ne sia bisogno per i presenti, che andare ad aprire in quel tratto di Appia Nuova una struttura di quel tipo con dei marchi di grande richiamo
che non citeremo qui per non fare pubblicità a nessuno, ma in quel tratto di Appia in cui già a fatica si passa in giornate normali, fare un'apertura a 10 giorni dal Natale significava evidentemente bloccare completamente la circolazione in quel quadrante. Quindi questa è stata la, il motivo per cui ci si è attivati per questa notizia che aveva preso a circolare con una certa insistenza del 12 di dicembre. Oltre lo scambio di lettere, ieri ho avuto altri scambi con di informazioni con l'assessorato, e quindi il 12 non ci sarà nessuna apertura, non ci sarà nessuna inaugurazione di strutture commerciali in, in quel sito. Ciò detto e acquisito, consentitemi la, la sintesi, lo scampato pericolo del 12, è chiaro che rimane tutto il tema di avere visibilità su quello che accade in quel sito. Ed è chiaro e evidente che rimango sempre all'interno della questione che riguarda la parte commerciale, ovviamente, dentro ad una questione che ha una complessità ovviamente più ampia. È chiaro che lo, anche lo stesso spostamento del mercato lì, situato al, non al piano terra, ma ad un piano rialzato, credo probabilmente sarà uno dei primi mercati rionali che si troverà ad un piano rialzato, il problema di come sarà possibile l'ingresso di mezzi furgonati che sono legati all'attività di un mercato rionale, ecco, fa parte di una serie di questioni che una commissione di vigilanza dovrebbe aver approfondito o dovrebbe approfondire, perché sono questioni che noi in altri casi, in altre strutture che poi sono state adibite ad ospitare dei mercati, sono problemi con i quali ci siamo già confrontati ed a volte anche scontrati. Quindi è chiaro che rimane l'esigenza di avere una visibilità completa su questo, e quindi su questo, chiaro, la commissione di vigilanza che manca, ne abbiamo parlato anche con la Presidente, questa è una mancanza che a mio avviso si sente. Grazie Assessore. Allora, prego Assessore Morgia. Signor Presidente, consiglieri, alcune solo informazioni, diciamo, per rimettere tutto quello che è il dibattito, giustamente, che si sviluppa su questo tema, va, diciamo, puntualizzato, tenendo conto che lungi da me qualsiasi vena polemica, ma è chiaro che noi siamo di fronte a una tematica, ad una trasformazione che, oltre alla complessità, come l'assessore De Simone diceva in maniera eufemistica, presenta alcuni aspetti di iter amministrativo che nel corso degli anni, soprattutto questa cosa nasce addirittura nell'epoca pre-giubilare, da un punto di vista patrimoniale, si porta appresso delle sgrammaticature amministrative. Così come sgrammaticatura amministrativa è il fatto che gli elaborati grafici, ribadisco, che devono essere allegati alla convenzione nel momento in cui devono essere trasmessi agli uffici competenti per i vari responsabilità, non sono pervenuti al municipio. E ancora non sono pervenuti al municipio. Vedete, io capisco, diciamo, la verve con cui il Consiglio, i consiglieri, rispetto a questo tema così importante che, ahimè, cambierà non so quanto in meglio la vita dei cittadini di quel quadrante, portano in questa discussione. Però è chiaro, un conto è l'iter amministrativo, un conto è la sostanza politica. Cioè, se conoscere la progettazione, perché qualche consigliere qui, qualcuno di voi ha detto, ne possiede. Poi alla fine la valutazione politica rispetto a quell'operazione, cioè il consiglio, i consiglieri autonomamente la possono pure dare. Non è un fatto l'iter amministrativo,
che in questo momento è pertinente rispetto alla discussione. Qui è chiara la posizione politica, qualcuno di voi l'ha detto pure precedentemente rispetto a quello che era la storia nell'ex nono municipio delle posizioni rispetto allo sviluppo di Appio Primo, che ha visto, diciamo, il suo esito finale rispetto alla delibera di maggio e della convenzione firmata a ottobre, che era atto dovuto rispetto a quello al maggio scorso. Cioè, quali sono i sommovimenti popolari che sono venuti rispetto a quella trasformazione urbanistica invisa a così tanta gente? Io non l'ho visti. E badate, lo dice uno che ha partecipato per conto della Presidente, come diceva qui l'assessore De Simoni, in una riunione di commissione consigliare presieduta dall'onorevole Corsetti, Presidente della Commissione Commercio, a cui si è parlato tutto, amico che de commercio. Cioè, capite lì, come dire, la questione, come dire, impropria con cui si è affrontato questo argomento pure a livello comunale? Cioè, le riunioni a cui ho partecipato, due credo, cioè una insieme all'assessore De Simoni, un'altra in dipartimento, ma non dipartimento PAU, che è quello competente, assessore Matronola, ancora, è il dipartimento PAU, urbanistica, capito? Tanto per capire chi deve chiedere i progetti. No, non si è fatto al Dipartimento PAU, al Dipartimento Lavori Pubblici, al SIMU, no, neanche al SIMU, si è fatto pure quello al Dipartimento Commercio. Cioè, chi affronta questo tema da questo punto di vista lo sta affrontando in una determinata maniera. E il municipio, proprio perché mi pare che nella sostanza, rispetto alle criticità di quella situazione, mi pare di cogliere che insomma oltre che un sentimento, una valutazione univoca, le ha riportate. Io, se volete, ne ragioniamo, tentiamo di ragionarne pure rispetto alle operatività, alle criticità operative che quel progetto personalmente ritengo che abbia. Non so, quel progetto io credo che non abbia il piano rifiuti, ma vi dico cose che in quelle riunioni a cui ho partecipato sono emerse. Chiaro? Cioè, non è che qualcuno c'ha le carte segrete, lasciamo perdere i complotti, insomma, fanno parte di un'altra stagione politica. Cioè, nessuno, no, ha pensato in quel momento, cioè, qual è il piano rifiuti di un centro commerciale così grande? Lo ricordi, ma? Cioè, nessuno sapeva qual era il piano rifiuti di quel. Cioè, questa è la criticità di quella situazione. Chiaro? Cioè, io l'ho voluto precisare queste poche cose proprio per dare diciamo un senso, no, pure ai ragionamenti che facciamo e dove vogliamo andare. L'ultima precisazione rispetto all'integrazione di convenzione dell'ottobre scorso. In quella convenzione era previsto che le opere compensative sia la riqualificazione di via Valesio e non la realizzazione della parte pubblica del centro polifunzionale Appio, che è demandata al Dipartimento SIMU. Questo prevede, no? È chiaro? Dopodiché il Dipartimento SIMU, a oggi non so se l'assessore De Simoni ne ha contezza più di me, ma non mi pare che abbia affrontato la questione dell'affidamento dei lavori o della messa a bando di quel completamento di quella struttura. Questo ad oggi è la situazione di Appio Primo. Per quanto riguarda le questioni che attengono, perché poi insomma il Consiglio non solo è fatto da persone esperte, capaci, ma ci sono delle dinamiche sociali attorno a questa, dei vari soggetti attorno a questa vicenda, che riguardano pure gli operatori commerciali. Io insieme all'assessore De Simoni abbiamo dovuto fare, come dire,
da vigili urbani, da arbitri in quella commissione commercio, perché tra operatori, insomma, si sono scaldati gli animi, diciamo eufemisticamente, perché i vecchi che sono stati scalzati dai nuovi rispetto alla rappresentanza, cioè rispetto a interessi, a valori, a come dire, a opinioni diverse, sono un ulteriore elemento di confusione nel rapporto con l'amministrazione e nella gestione della questione Appio Primo, anche da questo punto di vista. Quindi attenzione a tutti noi, dico, nel momento in cui interloquiamo, sapendo che la situazione anche all'interno degli operatori commerciali del mercato di Via Valesio è questa. Grazie. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. No, no, non lo so, credo che... No, io la lascio mozione. Avevo capito. Allora, passiamo a dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. No, brevemente, il Movimento 5 Stelle è favorevole alla mozione, come sarebbe stato favorevole a una risoluzione che poteva essere anche un atto più forte. Volevamo dare magari un atto più forte in mano alla Presidente, perché approfittiamo dell'occasione per chiedere alla Presidente del Municipio, che non c'è, quindi qualcuno riferirà, spero, al Presidente del Consiglio e al Direttore del Municipio, vorrei dire maggiore dignità, dico invece dignità perché non ce l'abbiamo, ai consiglieri, perché nelle commissioni, l'abbiamo detto tante volte, hanno detto tutti i commissari, vengono convocati i dipartimenti, vengono convocati gli uffici e non vengono. E vengono richiesti atti e non vengono forniti, come in questo caso, e allora ci siamo fortemente presi in giro e quindi chiediamo a gran voce il vostro supporto, perché il nostro mandato va rispettato verso i nostri elettori, e quindi per favore vi chiediamo con forza di far rispettare il nostro mandato. Dichiarazione di voto, consigliere Coglia? Favorevoli. Allora, altre dichiarazioni di voto? Allora, consigliere Matorno, prego, dichiarazione di voto. Vabbè, anche Forza Italia è favorevole a questa mozione, credo che non sia stata trasformata in risoluzione. Io apprezzo quello che ha detto il consigliere Morgi. Signor Matorno, non è stata trasformata in risoluzione, è una mozione. Ho detto mozione, ossia che anche se non è stata trasformata in risoluzione. Apprezzo quello che ha detto l'assessore Morgia, anche se assessore, quando si portano i progetti si portano tutti, dai progetti tutto il faldone, quindi non è che mancano soltanto alcuni progetti, noi volevamo vedere tutto il faldone, dove nel faldone è riportato tutto, però questo lo vedremo in seguito quando lei giustamente girerà per i suoi dipartimenti e ci troverà finalmente questo benedetto faldone, e dai, e affonda, ma troppo. Dichiarazione di voto, ecco. Per cortesia. Però Presidente, mi fa venire l'ansia. Sia calmo. Sto finendo. Devo finire. Ok, Forza Italia è favorevole. Grazie, consigliere Matorno, per la sinteticità. Allora, altre dichiarazioni di voto, consigliere Benassi. Sì, grazie Presidenti, colleghi e colleghi. Dunque il nostro voto sarà favorevole a questa mozione. Crediamo che questa situazione che si è creata sia l'epilogo di una cosa che nasce male e sta continuando peggio, perché io trovo veramente sbagliato che l'ex municipio nono abbia fatto delle osservazioni illo tempore a quel progetto, quelle osservazioni sono state ignorate, dopodiché si viene a creare un'altra situazione di difficoltà per il municipio di capire cosa sta accadendo nel momento in cui viene fatta a pochi giorni prima della scadenza di una giunta comunale una delibera che trasforma il progetto in quello che mi ha detto, cioè in una situazione di budget financing, per cui abbiamo dovuto solamente fare il più possibile per capire cosa stava accadendo e siamo in qualche modo costretti a fare questo atto in modo da far conoscere la cittadinanza le nostre intenzioni. Mi permetta poi un'ultima considerazione, questa è di carattere personale rispetto comunque a quell'opera. Lì c'era prima un ex deposito, l'ex deposito della Stefer, dove hanno lavorato i miei nonni. Vedere quel deposito smantellato, adesso vedere eretto quel monumento al consumismo, quando in un'altra forse città europea al suo posto sarebbe stato creato un museo
che hai ricordato quel tipo di situazione. Quel tipo di situazione credo sarebbe stato più giusto, e invece siamo costretti a commentare una bomba urbanistica. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Presidente, sta passando? Sì, sì. Scusate, siamo in dichiarazione di voto, per cortesia. Prego, consigliere Tutino, dichiarazione di voto. Grazie, Presidente. Come lista civica ci asterremo sulla mozione, riteniamo che siano buone intenzioni del tutto inutili, una mozione fatta per ribadire e richiedere di fare un atto già fatto. Quindi sostanzialmente, come avevamo detto, volevamo che si procedesse ad un atto serio e più forte, che servisse a qualcosa, trasformandola in risoluzione, e che ci si rivolgesse, per l'appunto, come è uscito chiaramente dal dibattito, a quelli che sono i veri responsabili di questo problema, ovvero al Comune e al Dipartimento, perché questo problema ha dei nomi e cognomi che sono Veltroni ed Alemanno, quindi o meglio dei cognomi, e Rutelli. Poiché non ci si rivolge alle persone giuste, si fa una mozione inutile per chiedere alla testa di stare in mezzo alle orecchie, la lista civica si asterrà. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova, chi è contrario? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4 astenuti. Allora? Che è 15 favorevoli e 4 astenuti. Allora, 15 voti a favore, 4 astenuti, quindi l'atto è approvato.